Ciao a tutti e bentornati su DriveK. In questo video vi racconterò i pro e contro di questa Lancia Y, subito dopo la sigla. Ma prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di cliccare sulla campanella, così vi arriva subito la notifica per tutti i nostri prossimi video e uscirà la recensione completa proprio sulla Y tra pochissimi giorni. Uno dei punti forti della Y è sicuramente il comfort, non soltanto in movimento, infatti dall'ambiente esterno filtra davvero pochissimo, ma anche per quel che riguarda le sospensioni che assorbono praticamente di tutto, ideali per la città. Questa Lancia Y è in allestimento marino, sia quello più costoso, il top di gamma teoricamente, ma non sono disponibili cerchi in lega neanche a pagamento, disponibili soltanto sull'allestimento Gold, che costa un pochettino meno. Queste logiche non le capisco più di tanto, ma soprattutto rischiano di confondere un po' il cliente, che potrebbe avere a quel punto una dotazione inferiore rispetto alle aspettative. Tra l'altro, parlando di dotazioni, di prezzi, di allestimenti, di tutto quello che potete anche cercare su questa Lancia Y, sul nostro sito troverete tutte le informazioni. Vi basterà cliccare qua su sul link in alto a destra, oppure qua sotto in descrizione. In quel modo avrete accesso alla piattaforma e scoprire davvero di tutto su questa Lancia Y e anche sulle concorrenti. Lancia ha sempre puntato a creare un abitacolo ben rifinito sulle proprie autovetture e anche in questo caso la Y non fa eccezione. All'interno del segmento delle utilitarie è una di quelle che dà una maggiore sensazione di qualità. All'interno troviamo sulla plancia una copertura in plastica morbida, molto piacevole al tatto, che è poi ripresa anche sul pannello porta con un'estensione non indifferente. L'unico problema però, e qui passiamo a un punto cruciale delle vetture moderne, la presenza dei sistemi ADAS assolutamente non è adeguata alla concorrenza attuale. In effetti qua non troviamo nessun sistema di assistenza alla guida. La Y è adesso disponibile con una motorizzazione mild hybrid, ma non solo, ci sono infatti anche motorizzazioni a GPL e metano, quindi per il massimo del risparmio e sempre contenendo le emissioni. Insomma, ci sono motori per tutti i gusti. Sempre parlando di tecnologia, però questa volta a livello multimediale, la vettura non ha a disposizione un infotainment degno della concorrenza. In questo caso troviamo infatti un piccolo schermo all'interno della plancia che sì, fornisce diverse informazioni e soprattutto ci permette di utilizzarle tramite un pannello touchscreen, ma comunque altre vetture ormai arrivano a fare di più e quando vuoi essere un marchio premium ormai bisogna puntare anche sulla tecnologia di bordo. Per questo 0100 è tutto e soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere la recensione completa che uscirà nei prossimi giorni. Tra l'altro continuate anche a seguirci su Instagram e anche sul nuovo profilo TikTok al nome DriveK Italia. Cercateci, li condivideremo dei contenuti inediti. Ciao, alla prossima!